Da Como, destinazione Parco Naturale Regionale della Lessinia, un altopiano verde nelle piccole Dolomiti ad un'altitudine tra i 1500 e 1800 metri sul livello del mare, che dalla provincia di Verona porta in Trentino Alto Adige. Benché il meteo non sia dalla nostra parte, dopo 2 giorni di pioggia, decidiamo di percorrere la Translessinia, un itinerario sulla strada provinciale 14 di circa 20 km, di cui 10 di strada bianca. I tratti in off-road sono semplici, la strada è abbastanza ampia e non sono presenti particolari pendenze. In alcuni tratti la ghaglia fine e abbondante richiede attenzione nella gestione dell'anteriore, e in altri tratti sono presenti sassi di dimensioni più generose o affioramenti di rocce, che richiedono altrettanta cautela, ma si tratta comunque di difficoltà veramente facili da superare. Avendola visitata a fine aprile e dopo abbondanti precipitazioni, non sono mancate varie pozze d'acqua e l'ultima neve lungo il percorso. Per queste ragioni, l'unica salita leggermente più impegnativa, se così possiamo dire, è stata la salita ai rifugi Prima Neve e Monte Tomba. Usciti a Verona Est, passando da Velo Veronese, l'abbiamo percorsa da Malga a San Giorgio, per poi dirigerci sulla strada serrata al rifugio Prima Neve, proseguendo verso Malga Lessinia, superando il rifugio Podesteria e il rifugio Castelberto. Poco dopo Malga Lessinia finisce la strada bianca e riprende una strada asfaltata, non troppo larga, che porta a Passo Pittanze. Da quest'ultimo siamo scesi verso la statale 12, percorrendo la provinciale 211, che regala tornanti e splendidi panorami sul fiume Adige.